Buonasera, è da ieri sera che sono bombardato nei commenti dei vari video da persone che vogliono gettare la croce addosso a chi non ha voglia di lavorare. C'è chi è contrario a qualunque assegno di disoccupazione perché dice che non voglio lavorare per mantenere te, a chi uno può dirgli, bene, lavoro io per mantenere te e facciamo a cambio. C'è chi sostiene che la rovina dell'Italia sono quelli che vorrebbero campare caricando video su YouTube invece di andare a spaccarsi la schiena. A che uno potrebbe dire, vai un po' tu a farti spaccare quello che vuoi se ti piace. Ma lasciamo perdere questi tristi signori, parliamo qui dei commenti di una simpatica fanciulla che dice questo. Vai in ogni casa dove c'è un figlio con una madre e vedrai come la generazione di adesso ha poca voglia di lavorare e solo voglia di non fare un cazzo. Facendosi lavare i vestiti, farsi cucinare, e questo è rimanere bambini e non crescere. Ce n'è più di quanto si pensi di questi ragazzi che vogliono solo divertirsi. Intanto chiariamo una cosa, perché si dice spesso comodo stare a casa con la mammina che ti fa il bucato, eh? In verità, quando vai a vivere da solo, ti accorgi che farsi il bucato, lavare i piatti, cucinare, eccetera, sono attività che assorberanno uno 0,1% della tua energia. Anzi, una delle cose più belle quando sei solo è proprio farti da mangiare quello che vuoi. E anche le altre attività, quando le gestisci te, diventano quasi un divertimento. Ma si usa questa espressione in modo simbolico, perché infatti la nostra cultura è così, è molto mentale, astratta, moralista, simbolica e per niente pragmatica. E questo è il nostro primo grande difetto. Ma andiamo avanti. Passiamo alla frase: i ragazzi hanno voglia di divertirsi e non hanno voglia di fare un cazzo. Ma certo, dico io. La vita è la loro, ne hanno una sola. È chiaro che vogliono divertirsi e stare bene. Sarebbe preoccupante se fosse il contrario. E che cosa dovrebbe fare uno? Desiderare di soffrire e di non godersi i piaceri della vita? Ma no, l'uomo sarebbe già estinto da decine di migliaia di anni se fosse così idiota. Chiediamoci piuttosto perché il divertimento di un ragazzo di 20 anni deve consistere nello stare in casa con la mamma e non di andarsene per conto proprio. Perché un ragazzo già a 16 anni dovrebbe sentire l'impellente desiderio di staccarsi dai suoi genitori e di farsi la sua vita, perché questa è la sua natura. E se questo desiderio non c'è, non è colpa sua, la colpa è dei genitori e della società bacata in cui vive. E per incoraggiare una persona ormai adulta a diventare indipendente, non basta la costrizione. Certo, ci può volere una spintarella per vincere l'inerzia iniziale, ma poi deve essere una cosa spontanea e naturale. Perché se la vita fuori di casa deve essere vista come qualcosa di impossibile, di infernale, o che solo pochi illuminati riescono ad affrontare, e allora a questo punto non facciamo più figli, oppure almeno non li rompiamo i coglioni facendogli la moralina della domenica, come se loro, ultimi arrivati, fossero la causa di tutti i mali. Uno mi può dire, ma la vita è dura e ci sono dei lavori faticosi che qualcuno deve pur fare. Bene, che li facciano tutti. Anche il Presidente della Repubblica dovrebbe, una volta all'anno, simbolicamente, farsi vedere mentre zappa la terra. Perché se c'è da faticare per qualcuno che ami, per qualcosa in cui credi, per una collettività che senti veramente tua, allora lo fai anche più volentieri. Che non è tanto brutto tanto faticare in sé, è brutto sentirsi schiavi. E non è brutto dare il tuo lavoro per gli altri, è brutto sapere che il tuo lavoro serve solo ad arricchire qualche stronzo. Quindi, non vuoi il giovane mammone? Educalo bene, crea una società giusta e dagli delle opportunità. Vedrai come esce di casa di corsa. O se no, lo costringerai con la forza. Vorrà dire che dopo centinaia di migliaia di anni di evoluzione umana siamo sempre al punto di partenza, alla pura sopravvivenza, alla schiavitù, al lavoro come necessità ed afflizione. Ma allora almeno evitiamo le frasi del tipo non hai voglia di fare un cazzo perché non hanno proprio senso. Grazie per l'attenzione, alla prossima.